Ma non mi riesce di fare una ripresa? Buongiorno ragazze, buongiorno, buona domenica, buongiorno a tutte. Faccio colazione e sono da voi. Intanto vi lascio la sigla. Il letto, ma c'ho un disastro nel letto. Ho fatto areggiare un pochino la stanza stamattina e niente, ora facciamo un po' di faccendine, eh? Brr, che freddino che è! Ma quest'estate che non vuole venire, ha fatto dei giorni veramente caldi qui da noi, e ora invece è freddo, proprio freddo. Brr. Si muore, stamattina anche è freddo. Penso che mi metto come ero vestita ieri, i jeans e la giacca sopra, perché ho rispolverato questa giacca. Non so se ve la ricordate, qualcuno se la ricorderà, quella con la cosina fucsia e la toppettina qua. Con lo scheletrino, e perché mi ristà veramente, quindi mi metterò questa. Ecco, oddio, non so nemmeno a fuoco. Aspettate, oh, mi prendi fuoco? Non mi prendi fuoco, vabbè. E solo che con quest'occhio, mamma mia, manco mi posso truccare perché mi fanno un male becco, perché c'ho questa allergia che ve l'avevo già detto anche nel vlog scorso. Avete presente quei cotoncini dei pioppi, penso sia, oppure la ginestra, non lo so che cavolo è che mi fa male, gli occhi mi fanno male, mi lacrimano, mi sento tutta gonfia. Vabbè, dai. Ieri siamo usciti con Lallo perché ho lavorato fino alle 3 del pomeriggio, e poi siamo usciti un pochino. Ho rivisto anche la mia amica Paola con Potti, con il suo cagnolino. Sono così contenta perché era tanto che non ci si vedeva. È brutto perché con tutte queste mascherine e non puoi nemmeno darti un abbraccio, quindi bisogna fare così con il gomito, però può essere anche una buona, come si dice, un nuovo saluto, ecco, fa così con il gomito. Mi sembra di essere ritornate. Hai visto i ragazzini di oggi che si salutano con il pugno, così come fanno, insomma, così con il gomito. È una bella cosa, insomma. Vabbè, dai, facciamo questo letto, se no non ci si striga più. E niente, sì, mi metterò jeans anche oggi perché tanto non è caldo per niente, ragazze. Per cui va bene così. Bisogna adattarsi a. Io avevo già fatto il cambio dell'armadio, ma bisogna adattarsi un pochino alla situazione che è, perché non è tanto freddo, non è tanto caldo, quindi. Faremo così e via. Penso che andrò in là con Dani da mamma, e Chicca e Lallo andranno là prima, penso, perché Lallo ci aveva da rimettere, voleva mettere le cipolle, però ieri ha piovuto, quindi non so se la terra va bene. Io non mi intendo di orto, di queste cose. E vediamo un attimino. Ecco qua, letto rifatto. Ok, c'ho anche da stirare qualche pannetto che ho fatto, la lavatrice si è asciugata perché ha tirato un po' di vento, per cui c'ho da stirare anche un pochino. Mamma mia, che brutta che sono stamani. Il tempo è un po' coperto, vedete? Ora non so se forse è passando. Vedete, c'è tutte queste nuvoline un po' sparse nel cielo. Come ragazze, scusate,
Sono pronta, non ci siamo sentite, ma ho fatto le cose veloci e aspetto Dani che mi venga a prendere. Quindi, mascherina, occhiale e andiamo. Ah, è già qui Dani. La piscina con la lucertola che gioca. Ora bestiolina, lasciala stare, lei l'ha usata tutta. Eccomi. Ok. È già qui Dani. Ciao! E com'è, mia! Ciao, amore mio! Amore! Mamma, che ventarello fresco! Stamattina con l'allergia sono messa proprio KO, quindi uso gli occhiali, scusate! Buona, amore! Ma chi è l'amore mio? Io voglio cola cola. Vuoi la cola cola? Vuole la cola cola? Vuoi l'acqua? Te l'apre nonna? Siamo arrivati! Eccoci arrivati! Eccoci arrivati! Eccoci! Vediamo che c'è di buono, ragazze! Vediamo che c'è di buono! Allora, qua abbiamo i marchi. I marchi sono le cime dell'aglio rosso, lessati, sono buonissimi. Qui che c'è? Le ciliegie, gnammi gnammi, poi c'è l'inzimino, qui c'è il mio salmone che io adoro e qui sugo, ragù, gnammi gnammi. Andiamo a vedere l'allino mio che fa. Ha avuto freddo tutta la mattina con che giacchettino. Andiamo a sentire il nonno. No, non è vestita lei. Guardate le peonie come sono. Come sono tutte rosa, tutte fiorite e belle. Che spettacolo! Che belle! Sì. E ti dice zia, bada zia Iaia, digli. Bada zia Iaia, Vada a prendere. È rumalosa. Una spugna volevo prendere per pulire. La pensiamo come tua, mi prendi aiaia. A me non mi sta tanto caldo, ci spostiamo lì il sole. E ci sposteremo al sole. Ci sposteremo al sole. Voi che desiderate. C'era un bagnetto proprio nel qui, ma bellina se si accorge la sua sorella. Avevo preso il kit di spec. Me lo porti questa nonna Mimì per piacere nel lavandino, nell'acquaio? Grazie. Molto gentile. Grazie, molto gentile. Nel lavandino mettilo, eh! Imbarazzata. Mi sto osservando. Ti sento osservata. Si vede lo stesso. Che pappa. Ciao, l'apertura. Il mattone delle porte. Madonna, senti come mi stai richiuso il naso, accidente. Questa è tutta allergia. Questa è corona, eh? Sì. Va a prendermi le cose, le posate, sennò vola tutto. Vola tutto. Vola tutto. Buonasera signorina.
Ah, ho preso delle magliettine, madonna, mi scordo sempre di farvele vedere. Questa qua su Shein l'ho presa, ma ce n'ho tantissime, l'ho prese tante e ve le volevo far vedere, mi sono scordata stamattina, che testa. Si è fatta male? Hai dato una dentata? Sono finiti i piatti fondi. Allora, intanto metto questo e questo, questo e questo, questo e questo, e questo, questo e questo per anni. Testa, spalle, gambe, piè. Gambe, piè. Testa, spalle, gambe, piè. Allora, nonno Lallo, te di che colore lo vuoi? Verde? Io blu. A te te l'ho dato celeste, zia Ficca. Emily non le conosce i colori. Verde te l'ho dato. Babbo! Se magna a Emily la pasticca di babbo, non l'ho preso. Ragazzi, proprio tutto a me, io non me le ricordo le cose. Ma qua sono tornata anche a casa, bischera. Abbiamo già preso i piatti. Ho preso la pasticca di babbo. Ragazzi, io tutto anche i bicchieri, sta mettendo i bicchieri, vada in là. L'acqua, amore. Manca l'acqua, Emily, porti l'acqua. Ma è pesante. Oh, porca paletta. Mannaggia, Pippo. Aspetta che ti aiuta mamma a riprendere. Pippo, fallo. Emi, gliela dai a nonna? No, è pesante per me. Pesante, una bozza d'acqua. Eccoci. Mamma, questi occhi mi vergogno da morire, però ragazze mi fanno un male becco e quindi nemmeno mi sono potuta truccare. Vabbè. Supplì te vuole lei. Supplì vuoi? Supplì Pemi. Rambo. Mi sembri Rambo. Vieni, tiriamo più giù il tavolino. Aspetta che mamma te lo taglia. Aspetta, andiamo un pochino più giù, amore. Ma non è freddo comunque. Siamo spostati al sole perché hanno freddo tutti. Io sono quella calorosa. Sarà che con la menopausa ho le cioè ormai sono diversi anni, sono menopausa. E cioè, con le caldane, ragazze, vi devo dire. Dalle all'ombra. Io ho c'ho caldo al sole. Aspetta che abbasso un pochino la. Ecco, così forse è meglio. Questa funziona. Mica l'avevamo preso lo stracchino con lo yogurt per la nonna. Brava tonta. Ora siamo in mezzo ai fiori, ragazze. Siamo in mezzo ai fiori. Guardate che bello. Bello vicino a te. In mezzo ai fiori. Sono affamata. Arrivano supplì. Da-da. Attenzione perché sono i supplì. Pulenti. Bulenti. Era bellino anche giù invece che perritto, eh. I supplì, gnami gnami. Iniziamo a mangiare. C'ho una fame, ragazze. Sono affamata. Sono proprio affamata oggi. Mamma, che dolore. C'è anche quell'altri. C'è anche quell'altri. Che? Pensavo buoni. No, a me piacciono con la. Con la farina integrale, questi sono con la farina integrale lo stesso. E poi c'è un vassoio di burattini. Allora abbiamo tagliatelle o farina integrale e tortelli con la farina integrale. Gnami gnami! Che brutto che questo colore me le prende. Sì, alla tua viene certi rossi, dovresti ripristinarla. Dai, dovresti
quando fa le foto a Spike. Ecco i tortelli, quelli normali questi sono. Sì. Eccoli qua. Lei mangia. Vergogna. E lei mangia i fichi. Non è il primo, Gnam gnam. Di nonna. Perché allora, questi sono i marchi. Dove? Ora te la do, che nonna. Che avevo detto prima, che sono praticamente sono i aspettate, ora vi spiego. Salute. Sono i sopra dei Madonna, ho messo scura, non si sa come fa. Ok, ci siamo. Sono i sopra dei i bottoni dell'aglio rosso. I bottoni non sapete che sono. Sono quei ciuffi che vengono sopra l'aglio, praticamente. Ecco, l'anima dice l'allo dell'aglio. E lessato, dell'aglio rosso, ragazze. Lessato, e si condisce anche con un pochino d'aceto, a me invece piace. Con sale e olio è buonissimo, proprio buono se buono. Se lo togli, l'aglio viene piccolino piccolino. Oddio, che è successo, Mimma? Ho le ghiacciole. Qui, salmone, il mio salmone, gnam gnam. Con questa cremina, chi ce la vuole mettere? Le patate. Quella sul... ma io non c'entro, fra. Aspetta che spostiamo tutto, vai. Me lo porti il telefono alla nonna, Mimi? Emi? Allora, qui c'è l'inzimino. Questo è da mettere sopra il salmone, chi ce la vuole, ma è aspra, è una salsina che mi è toccato farla con... Mi è toccato, la ricetta era questa, con limone, guarda un po' se il si vino vede. Bianco, tieni, fallo. Vino bianco e il brodo. E perché si mette sopra il salmone? Sopra il salmone, perché è fatto così. Ah, ecco, va bene, io lo voglio il salmone. Poi che volevo... Ti sei fatta male. Oddio, no, come hai fatto? Se va da male nel ginocchino, vicino. Vai, amore. Guarda, nonna, che c'ha le ciglia. Si è fatta male nel ginocchio, piccinino. Amico, mi ha rotto Marco le calze. Amore. Tanto mira le orecchine, mira le orecchine. Che belle le ciliegie. Anche nonno. Piccina della nonna, fammi vedere. Fammi vedere, amore, la buona. Tanti bacini, nonna. Amore, nonna. Bella, dov'è? Che bella. C'era. Avete visto la foto che hanno messo su internet di dove fanno ste mascherine? Sì, ma secondo me sono... L'hai vista? Ma perché? A parte che le igienizzano dopo... Sì, le sanificano. Le lascia perde. Non so se ci piace oppure no. C'è gente, c'è 5 o 6 macchine, gente a sedere per terra. Sì, ma secondo me è tutto un fake. Uno taglia, uno fa le pieghe, che con la pasta che l'altro la cuce, che l'altro gli fa che... Ma... Nella coia, ma dopo le igienizzeranno dopo, Però mi ha fatto un po' schifo. Ma saranno cinesi poi? Sì. No, no, chi non so cinesi. Aspetta. Ti ricordi quando Gianni cercava il cibo sempre dopo mangiare? Vieni. Dei giochi nei filmati. Vieni qua. Amore, da avanti ci voglio che vergogna, la dice la cancella. Vi faccio vedere la torta, ragazze. A tutta. Gnambi, gnambi, guardate che bella. Vieni a spegnerla, dai. Gemini, a tutta. Ci viene a spegnere la candelina, facciamo tanti auguri. Dai, umiliata, dici. Io ho detto spegni sti cosi, avanti ci voglio se non le spegni. Dai, su. Emily. Dove sono le ciliegie? Emily. Vieni qua, amore, in collo a nonno. Vieni a spegnerla tutta. Vieni con, vieni con la mamma, basta piangere, basta. Ma che ce n'è manco una, sa? Sì, va bene, vieni. Eccola, vieni. La vuoi la candellina, la vuoi spegnere? Sì, sei grande. Perché l'ha detto, non ti ci voglio. Io ho detto, se c'è Antonio non ti ci voglio. Diglielo a tua mamma. Alla capanna, Emily, guarda, tanti auguri. A te. Tanti, no, no, ci scherziamo che stasera sono bestemmiato. Sofia, Sofia, Lesta! Sofia, Lesta! Forte! Avvicinati, sì, avvicinati! No, avvicinati! Brava! Mango. No, però mi sono... Allora la metti nel divano, gli dà la poccia e la fa dormire. Sì, così stanotte non so. Amore, ci arriva stasera, non me lo aspetta, te lo mette, nonna. No, io.
Porca madosca! Dai, ma hai fatto il bagno! Mamma mia, l'ho fatto apposta! Cristo santo, ma hai fatto il bagno! Guarda! Ho detto, è la Coca-Cola. La tuzia l'ha rovesciata tutta sopra il tavolino. Mira te, nella mascherina di mamma, tutta. È una gran brecciona la tuzia. Com'è, amore, la zia? Brecciona. Mi. Me pur? Mi. Sei furchetta. Mi. È una brecciona, zia. Com'è, amore, zia? Ora sentirà le formiche se ne accorgono. Tutte qui vengono. E mangiano Santa pupa. No, digli, a te te le mangiano. No, io ho le scarpe. Diglielo un po' alla zia. Toh. No, lei. Lallo, parlaci di questa giornata. Che ora vuole il cellulare di pu? Allora. Non si dice. Cavolo, beep. Ecco, bip. O bip, metti o bip. O bip, metti o bip. O bip, chicca si fa l'unghie. Sì. Viene qua e risistema. Ho fatto mettere tutto l'olietto nelle unghie perché l'ho tutte tagliate e mi si sono rotte tutte. Vedete le pellicine con i guanti, con tutti i detersivi che si usano, mi si sono spaccate tutte le pellicine, l'ho dovute tagliare perché con l'unghie lunghe al lavoro anche no, ecco. E ora mi ha fatto mettere tutto l'olietto che mi si ammorbidiscono e poi me le risistema. C'ho una paura delle lucertole, da tutte le parti mi spuntano, ragazze, c'ho paura. Stiamo facendo merendino perché era poca la roba, allora. Sì. Da-da! Da-da! Che no, cosa? È perché sta cambiando. C'è anche la mia sorella, Daniela Sgosciata, guardate il lavoro. Anziché la carabiniere Donato. Si fa i miei... Ho incontrato quello donano. Un pasticcio grosso. Una ragazza. No, ci rifò che mi è garbato. Comunque, ragazzi, sarà una cosa. Già che gliela cambia la giacchina. Perché non sarà facile dipingere qualcosa. Amore della nonna, mi dovino. Ti dirà su. I pantaloni, bisogna tirare su. Si è rotto un ramo. Aspetta, di questo Susino. Ma viene su Babbo? No, Babbo. Ma se aspettavate lui, no? Vabbè. Ma guarda, ristortamenti poco ha fatto. Ma se aspettavi, veniva su lui. Ma se... aspetta! Siamo controverso, Francesco. Bisogna tirarlo di qua. Di là dove andiamo dopo? No, bisogna girarlo. Ti viene controverso così, non ti scivola, no? Scusa, andiamo più qua che c'è più spazio. Passa di qua te. E lo tira. Te passa di qua. Non si può. Ora vi fate male. Se non lo alzi. Noi ripartiamo. Ciao Tate, digli. Noi ripartiamo. E Lallo è restato qua con Chicca. Così almeno sistemano quell'albero che si è rotto. Ma ragazzi, ma... io sarà stato il vento che c'è stato in questi giorni, insomma non si sa che gli è successo. Eccoci, sono arrivata. Ciao amore mio, vieni qua. Ciao patato. Ciao amore mio. Ciao. Digitalitate. Amore mio, sono a casa, ragazze. Che stanchezza che ho, anche senza aver fatto nulla. Allora, mando un messaggino a Lallo. Sono a fuoco, mira tanto, vero? E a Chicca, e dico, siamo arrivati. Eccoci arrivati. Allora, io vi ringrazio per essere state con me. Avete visto il disastro quell'albero? Peccato, era tutto pieno di susine. Leo, vieni che ti do la pappa, vieni. E peccato, chissà come mai, ha tirato un po' di vento in questi giorni e oggi ci siamo presi paura e è cascato giù. Mo. Grazie per essere state con me, domani si riprende la giornata, che
le ragazze ricominciano a lavorare e ancora sono con i turni e vabbè, vediamo un attimino. Vi mando un bacione grosso e noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao!